Secondo le statistiche di YouTube, solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale. Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora. Grazie! Non che ho perso la testa e sono pazzo di vet. Non volano farfalle, non sto più nella pelle. Ho perso le emozioni, se le ritrovi tu in questa notte. No, no, non voglio stare male, dammi due ali per volare. Cosa sei? Sono una sinceramente. No, ma dico, cioè io già dirò che dopo il fratello va giù. Sì, cazzo! Scusa, Beppe! Scusami, scusate, scusate tutti. Tu lo sai che quando dici ste frasi parli. Scusate tutti. Scusate tutti. Scusami, No. Collegio per Priscilla penso fosse essere una bella esperienza. Quello che mi preoccupa penso da genitore. Allegri. Io so come la lascio e non so come la troverò tra un mese. Ma lei è la Berlusconi donna. È così. Oh, Giada. Sono Giada, ho di... No, non volevo stoppare qua, non ho fatto lo giusto. No. Ha 17 anni, David, porco Giuda, stiamo salendo sempre di più. Qua sono quasi innamorato, ti dico solo questo. E se vi sembra una principessa... Qua, ormai. Ciao, Grenbaud, spendo questi bits che ho guadagnato pulendo la tua vecchia scuola superiore. Grazie. La tua bidella preferita, Alessandra, mi ha detto che vorrebbe il tuo libro. Oggi è giovedì. Oh, salutamela anche tu, la mia bidella Alessandra, certo che me la ricordo. Ciao Alessandra, ti voglio bene, ti vengo a trovare da qualche giorno. Mi è venuta voglia di dire grazie. Scusate, ma piccola roba. Prima magari la facciamo live insieme. Grazie Andrea Ferrari Twitch, grazie mille. Ciao. Ma vai, va, senti Dennis, dai, torna nel server di Ancia. Grazie, call me Plag, grazie mille. Ciao. Molto molto gentile. Mi scami per l'ottava volta? No, non ti scamo per l'ottava volta. Grazie Scafi. Grazie mille. Grazie, anche io ti voglio bene, bro. Grazie mille. Molto molto gentile. Grazie per il video. Boh, non lo so, no, non credo. Non credo proprio. Sì, ma Giada non entra più. Ma comunque certo che entrerà ancora, ragazzi. Ma certo. Grazie per i bit, cazzo. Ah, ma penso siano quelli là, tipo i marini, i leocorni. Scusa. Cioè, quei tipo pesci con il corno. Leocorni. Leocorni, cerchiamo su internet. Leocorno. Oh! Oh! Ho fatto prendere un corno. Scusate, mi è vibrato il culo, mi sono spaventato. Il rider. Ah, no, è tipo. Ma è un unicorno il leocorno. Pronto, rider. Pronto, Ryan. Fa ridere, so, che comunque hai sempre la battuta pronta. Questa è una bella. Non è una battuta. No, no, vabbè, sì, è divertente come cosa, però. Perché comunque stiamo parlando in modo molto leggero, non c'è bisogno che già tiri conclusioni. Anche perché. Mi sembra che. Sì, sì, ma anche a me, sinceramente. No, cioè, ma dico, cioè io già dirò che dopo il fratello va giù. Sì, cazzo! Scusa, Beppe! Quale? Scusa. Quanti iscritti c'hai, tipo? Allora, 3.000 abbonati che ogni 3 mesi pagano 300 euro solo della sala segnale. Posso dirti? E che cosa faccio? Cioè, nel senso, io faccio. Che vuol dire faccio i segnali? Non lo so, cioè, sono ignorante. Allora, detto in breve, per farlo capire a tutti in modo bambinesco, ok, sono praticamente io ti do dei. Io faccio trading per te. Sono riuscito a portare Michelle e poi. Basta. Io mi sono autoinvitata. No, a Niki in realtà. Niki si è autoinvitata. Però poi dopo ha detto: no, non vengo. E io ho detto, l'ho chiamata e ho detto: no, Niki, per favore, il tuo autoinvito lo volevo. E quindi alla fine è venuta anche lei. Jody, vabbè, ormai. No, Jody gli ho implorato di venire io. Quindi si è creata questa bella situazione. Come stai, Michelle? La prima volta che fai la live? 50 euro. Ma cosa devo fare? Chiacchierare, parlare con la gente che mi sta guardando. Una ventina di minuti. Ma non di più, però. Non di più. Mettiamo proprio il timer 20 minuti. Ma chiacchierare scusa. Non è su Twitch, sto chiacchierando con la gente che mi segue. Tipo YouTube, presente, YouTuber. Sì. Ok, ti va, facciamo? Ti do già 50 euro così non mi sembra una cosa. Va pure. No, con il pallone d'oro. Vediamo se sono bravi. Subito il Gabrone che prova ad avanzare. Ok, il Gabrone non è minimamente in grado. Stai addosso, bravo, stai addosso. Ma il Gabrone non ha mai giocato a calcio in vita sua. Incredibile. Oddio, ma è vero che si ammazzavano di botte. È vero, qua l'ho vista.
Oh, oh. È già successo di tutto nei primi secondi. Pallo. Bellissimo. Si riparte dopo un inizio vigoroso da parte di entrambi. Mi sembra una partita scandalosa. Ah, avete la mia ex. Conosci la mia ex, Valentina Carbonari? No. Meno male, dai. Cioè, nel senso, non meno male. Cioè, nel senso, magari la conosci per robe strane che ha fatto, non voglio saperlo. Cioè, comunque, cioè, nel senso... Non saprei. Ok. E tu, Desiree, invece sei sempre di? Trapani. Trapani, sei sempre di Trapani. Sì, e vorresti venire in Italia? Solito Inter. Bene. Ah, sono stacchi tardi. Mi dici quando vai off live? In che senso? Perché ci devi raccontare delle cose? No, c'è una cosa bella da dirvi. Veramente? No, fa ridere, fa un sacco ridere. Minchia, adesso però ci abbiamo live. Minchia pure... Vabbè, dai, dopo. No, vabbè, dopo domani. Perché no, dopo. No, ma non stacco tardi, tanto per... Adesso guardo un po' il Reddit. È la prima volta che fai la live. Ciao. Michel Cavallaro, ragazzi. Vero? Michel Cavallaro. Hai pulito la sborrea. Cosa ti aspetti da questa live? Non lo so, spero di non fare gaffa. Ok, questo problema. Cosa hai paura di dire? Minuti. No. Ecco. Non farai gaffa, Michel. No, infatti. Tranquillo, te ne farò fare io. Sì, ne so qualcosa. 19. Chiusa parentesi. No, ma non possiamo parlare con la gaffa. No. Okay, cioè, di notte faccio le cose che dovrei fare di giorno. Solo che di notte mi viene in mente, devo prelevare, devo fare tutto. Quindi le faccio solo di notte. Ciao. Questa è la mia. C'è un po' di caldo in questo studio. Purtroppo, sì, fa proprio caldo. Io ho l'aria che mi arriva da qua dietro. Sì, sto morendo di freddo. Caldo. No, fa caldo, fa caldo. A me i birial non si aggiornano. Veramente no, raga, l'allergeno, capisci? Io da piccola mi si gonfiavano tutti quanti. Poi facevo tutta la gelatina negli occhi, bruttissimo. Io sì, no, è devastato. No, è così. Porca troia. Nick è peggio di te lui. Sì, sì. Ma ormai negli anni si è rilassata l'allergia. Ma non è neanche qua il gatto. No, ma non c'entra. Comunque, hanno scritto Blanchito. Sai cosa? È vero. Sai una cosa, secondo me? Francesca, amica di Vezza. Vabbè, scusa, ma la gente dice piacere, Francesca. Ma come Francesca? Amica di Vezza. È la mia ragazza. Così passo anche io per pezzo di merda che dicono Grimm, non te la caghi neanche. Ma capito, è una piccola gag. Una piccola gag, però è finita. Signore e signori, sul canale di Grimm per la prima volta nella storia, Suami Caputo. Buonasera a tutti. Mi hanno obbligata, Sì, l'ho effettivamente obbligata. Mi hanno obbligato. Sì, l'abbiamo proprio trascinata di forza qua perché lei non voleva. Questa amicizia duratura, veramente vera. E poi... Adesso sto bene. No, penso di aver fatto. Grazie per i beat, altrimenti, secondo me, è difficile. Sì, ragazzi, non è che questo, sei stanziato perché ti hanno detto che ti vedono come un amico. Devi insultare quelli che ti danno la possibilità di mangiare, perché senza di noi non so cosa faresti. Allora, ce l'hanno no, ragazzi, forse vi dico la verità. Vi confesso che forse questa mia idea è data dal fatto che la radio. Infatti, però ci vedi a luna. Oggi ti sei svegliato? No, mi sono svegliato alle 10, ma sono stato a letto fino all'1. Ora dormi a sto punto, no? No, guardate, sono Watch per starti le live alle 11 di sera, svegliati a ragione. Ma non leggo lì a Balbè, cosa stanno scrivendo? È vero, allora, io sono, devo dirlo qua, perché io guardavo il collegio, ho guardato il collegio. Dunque, grazie mille. Sì, è quella la trollata. Cioè, assurdo. Domanda fatta da me, risposta. Mi cacca. Vorremmo un Reddit, dai, su. Andiamo sto Reddit. Grazie, Fede. Grazie mille. Allora, Grimbaud. Vediamo che cazzo c'è in sto Reddit. Povero come lo schifo. Bella Gren. Ciao, bello. Ciao, bellissimo. Grazie per i beat, cazzo.